Oh, ragazzi, ciao. Questo è un video importante e succederà già a settembre, l'ho intitolato, perché settembre è un mese molto importante per quanto riguarda, diciamo, l'anno. Ci sono un paio di mesi secondo me importanti. Uno è il mese di settembre e l'altro è il mese di gennaio. Vi chiedo scusa se non ho la giacchetta, la cravatta, se la libreria è un pochettino piccola, devo essere un po' più grande che mi dà anche l'aria un po' più da saputo. Perché il mese di settembre è importante? Perché il mese di settembre è un mese cartina tornasole praticamente per quanto riguarda poi il proseguo, diciamo, dell'anno. Il mese di settembre è un mese di rientro dove la gente torna a lavorare dopo le vacanze, ma soprattutto il mese di settembre è fondamentale perché l'inizio e la fine di settembre e l'inizio di ottobre, perché rispetto agli anni passati il campionato ha diciamo inizia un po' prima, cioè quando prima magari iniziava a settembre, già adesso mi pare verso metà agosto, fine agosto già inizia il campionato, e a settembre ci sono le prime partite e succederà, diciamo, già a settembre, col titolo succederà già a settembre, che già a settembre, tutto il mese di settembre, fine settembre, si capisce se la campagna acquisti che è stata fatta da parte delle società hanno portato dei buoni frutti, perché già a settembre ci sono i primi risultati, le prime partite e il buongiorno si vede dal mattino. Quindi, siccome il buongiorno si vede sempre dal mattino, se alla mattina comunque vedi un cielo splendido, meraviglioso, difficilmente dopo 3-4 ore, 5-6 ore inizia a piovere. Siccome il buongiorno si vede dal mattino, a settembre già si capisce se i ragazzi potranno quest'anno, diciamo settembre 2023, darci delle buone soddisfazioni. Fa niente se il costo della vita è aumentato, fa niente se ancora paghiamo la benzina 1,08 euro al litro, quando più o meno nel resto dell'Europa, vai in Slovenia è 1,20, 1,30, 1,25 magari in Austria. Cioè, fa niente questo, fa niente se gli stipendi da noi sono qualcosa di semplicemente stomachevole, se non c'è un reddito minimo garantito. E già anche quelli del governo hanno detto no, il reddito minimo garantito non se ne parla nemmeno. Fa niente se siamo in una situazione di crescente povertà, di disagio, di crisi, di costo della vita assurdo, assurdo, dove nel giro di pochi mesi è quasi tutto raddoppiato, tranne lo stipendio. L'importante sono i ragazzi, l'importante sono i ragazzi. Quindi al mese di settembre noi possiamo già vedere se possiamo competere per la Champion o competere addirittura, perché è una cosa molto importante, questa è una cosa molto 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 importante, se addirittura possiamo competere per la vincita dello scudetto, perché Champion League, vabbè, sai, non è così facile poi poterla vincere, ma lo scudetto è, si può arrivare. Quindi ci abbiamo magari che la campagna acquisti, l'anno scorso i ragazzi non hanno vinto, l'anno scorso ha vinto il Napoli, magari se quest'anno con la campagna acquisti è stata fatta bene già a settembre, perché settembre è un mese importante, possiamo capire se i ragazzi quest'anno ci possono dare delle grandi soddisfazioni, perché se ci danno delle grandi soddisfazioni, metti che vincono la Coppa Italia, o meglio ancora quest'anno riusciamo a vincere lo scudetto e quindi i campioni dell'Italia siamo noi, possiamo poi andare, cos'è, al mese di maggio più o meno, che finisce il campionato, possiamo poi andare mettere fuori la bandierina fuori di casa, andare a strombettare e fare 1, 2, 3 giorni di festa, i campioni dell'Italia siamo noi, ci invidiano tutti, perché sono cose molto importanti, ragazzi, sono cose molto importanti, perché la fede calcistica è fondamentale. Infatti ogni volta magari quando uno ti chiama ti dicono: ma tu qual è la tua fede calcistica? Poi se magari osi dire: guarda, personalmente non me ne frega niente, perché lo reputo
qualcosa che poi andare a vedere questi miliardari e apriti cielo se osi dire una cosa del genere. Quindi è molto importante settembre, perché possiamo vedere se questi plurimiliardari viziati possono competere per la vittoria dello scudetto. Noi siamo passati da 2000 anni fa, dove praticamente a Roma avevamo un Colosseo, quindi praticamente un parco giochi divertimento, uno stadio, dove noi siamo passati da questo Colosseo, dove ci avevamo 50.000 persone che andavano a vedere dei poveretti che si scannavano fra di loro. Oggi, dopo 2000 anni, abbiamo avuto un'inversione. Noi abbiamo questi stadi dove abbiamo dei plurimiliardari viziati che hanno orrore delle vite di quelli che c'hanno sui palchi, orrore, e abbiamo tutta una serie di disperati che sono lì che applaudono per questi miliardari. Cioè 2000 anni fa avevamo i miliardari, cioè avevamo i benestanti sul palco che guardavano quelli dentro nell'arena che si erano dei poverecci. Adesso abbiamo quelli sul prato che sono miliardari e tutto il resto fuori. In 2000 anni di storia non siamo andati avanti, siamo ancora andati indietro.